l'utile e il dilettevole, attualità e iniziative benefiche. Buona giornata Tiziana, come stai? Sì, ciao Claudio, buona giornata a te. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno, e apriamo subito una pagina utile oggi. Assolutamente, apriamo subito una pagina utile perché tu lo sai che noi abbiamo uno spazio insomma che è utile e anche dilettevole, quindi oggi la nostra pagina utile di oggi, sono molto contenta di averli perché la responsabile della comunicazione dei bambini cardiopatici nel mondo, Silvia Castoldi, benvenuta Silvia. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora Silvia, ci racconti un po' e faccia capire anche ai nostri ascoltatori un po' la vostra associazione, di che cosa si occupa bene e anche quali sono gli obiettivi e i progetti in questo momento. La nostra associazione si chiama Bambini Cardiopatici nel Mondo e si occupa di operare e curare i bambini dei paesi più svantaggiati che non hanno la possibilità di essere operati e quindi di salvarsi, cosa che invece qui da noi capita ai bambini che hanno problemi di cardiopatia. Noi siamo nati nel 1993 su iniziativa del professor Frigiola e della professoressa Cirri e da allora abbiamo fatto centinaia di missioni operatorie in tutto il mondo, salvando quasi 2000 bambini da cardiopatie congenite e abbiamo distribuito borse di studio per circa 280 persone, medici, tecnici, infermieri stranieri, e costruiamo anche centri specializzati di cardiochirurgia e cardiochirurgia pediatrica nei paesi più svantaggiati. Il progetto che abbiamo ora è la costruzione a Dakar presso l'ospedale FAN del nuovo dipartimento di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica, perché attualmente in Senegal ci sono 30.000 bambini in attesa ancora di intervento cardiochirurgico e questo sarà l'unico centro disponibile per tutta l'Africa occidentale. In questi giorni abbiamo poi attivato una campagna SMS solidale per cui chiunque volesse partecipare donando 2 euro da telefono cellulare oppure chiamando il numero fisso, il numero 45506, potrà aiutarci in questa opera. Perfetto, allora lo ricordiamo, 45506, avete anche un sito internet, certo, dove i nostri ascoltatori possono avere maggiori informazioni. Il nostro sito è www.bambinicardiopatici.it. Perfetto, Tiziana, non so se avevi altre domande. No, io voglio ringraziare la signora dottoressa Silvia Castoldi, veramente complimenti per il lavoro che fate e dateci sempre comunicazione di tutte le vostre iniziative perché noi cercheremo di dargli spazio su Radio IES all'utile e dilettevole. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.